Amici del convento, nonostante la serata più terribile dell'anno, abbiamo anche dei momenti di gioia, perché come state vedendo questi ragazzi stanno festeggiando il loro matrimonio. Bellissimo, bellissimo momento. Allora, come vi chiamate? Anna. E? Alessandro. Molto bene. Quello che volevo capire è, lei, insomma, l'abito della sposa ce l'ha. Tu hai un abito un po' particolare, non è proprio un abito da sposo. È tutto lei che mi prepara, quindi ha preparato tutto lei, quindi va bene così. Hai messo quello che ti capita. Basta sposarla, vado bene anche così. Questi sono i veri messaggi. Hai messo la prima cosa che hai trovato, insomma. Va benissimo. L'importante è il sentimento. Esatto. Da dove venite? Noi veniamo da Brescia. Ok, e quindi tu sei vestito da? Sposo. Ah, sposo, e tu? Nella vita e nella finzione. Bello, bello, molto bello. Quindi non hai messo il costume in sostanza? No, tutti i giorni. Ma vestito così anche tutti i giorni? Solo come ruolo. Meno sangue, per il resto. Meno sangue, solo il ruolo rimane stabile. E tu invece sei vestita così tutti i giorni? Sono una serata speciale. Ah, serata speciale, molto bene. Volete mandare un messaggio a tutti gli sposi d'Italia? Volete dire la vostra ricetta della felicità? Amatevi, non importa, tutti i giorni, e siate sempre voi stessi e venite al convento. Sì, venite al convento, sta bellissima serata. Perfetto, ve lo consigliamo anche noi. A presto dai nostri sposi di Halloween.